Cappuccetto rosso. C'era una volta. Cappuccetto rosso, cappuccetto rosso. Sì, mamma. La tua nonna è ammalata. Portali questo cestino di provviste con alcune focacce, un panetto di burro e un vasetto di marmellata. Mi raccomando, segui il sentiero del bosco. Non fermarti e non parlare con i sconosciuti. Ma certo, mamma. La bambina indossò la mantellina con il cappuccio rosso che le aveva regalato la nonna e si avviò. La 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 la. Ah, quanti fiori profumati! Ne raccoglierò qualcuno e farò un bellissimo mazzolino per la nonna. Oh, quelli laggiù sono ancora più belli. Dietro quel cespuglio ne vedo altri ancora. La bambina dimenticò presto i consigli della mamma, lasciò il sentiero, perse tempo e... Dove te ne vai tutta sola nel bosco? Vado a portare questo cestino di provviste alla mia nonna ammalata. Non hai paura ad andartene in giro da sola? Ormai sono arrivata. La nonna abita nella prima casa, oltre il bosco. Allora affrettati perché è quasi buio. Il lupo se ne andò. Adesso che sapeva dove abitava la nonna, prese la scorciatoia e raggiunse la casa prima di Cappuccetto Rosso. Sono la tua nipotina. Vieni, Cappuccetto Rosso, tira il paletto e la porta si aprirà. Il lupo entrò, con un balzo fu sul letto e in un boccone si mangiò la nonna, che non riuscì neppure ad emettere un grido. Poi indossò la cuffia e la camicia da notte della nonna e si infilò nel suo letto per aspettare Cappuccetto Rosso. Chi è? Sono Cappuccetto Rosso, non mi apri. Entra, è aperto. Ti ho portato un cestino di provviste. Lo metto sul tavolo della cucina e sono subito da te. Nonna, che occhi grandi che hai! È per vederti meglio, nipotina mia. Nonna, che orecchie grandi che hai! È per sentirti meglio, nipotina mia. Nonna, che mani grandi che hai! È per accarezzarti meglio, nipotina mia. Nonna, che bocca grande che hai! È per mangiarti meglio. Con un balzo il lupo la raggiunse e se la mangiò in un boccone senza masticare. Poi si distese sul letto per riposare. Poco dopo passò di lì un cacciatore che conosceva bene la nonna. Sentendo russare molto forte, si insospettì. Guardò dalla finestra e quando vide il lupo con la pancia gonfia, capì subito tutto. Prese la mira e... Finalmente ti ho preso! Ora non farai più paura a nessuno! Poi entrò in casa e con il suo coltello tagliò la pancia del lupo. Cappuccetto Rosso e la nonna uscirono sane e salve. Siamo salve! Sei arrivata ben in tempo. Grazie, cacciatore! Sai, nonna, ho imparato la lezione. Da oggi ascolterò sempre i consigli della mamma. Fu così che con la morte del lupo cattivo, la pace e la tranquillità tornarono nel grande bosco. Andava cappuccetto, dindine, dindera, andava cappuccetto.
insetto